alzo le mani, anche se non ho forse se ho mille problemi, quando alzo le mani comincio a sentire un'ansia che mi fa cantare. Quando alzo le mani comincio a sentire fuoco. Quando alzo le mani il mio peso scompare, nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile quando alzo le mani. Cantalo insieme a me, alzo le mani. Alzo le mani, anche se non ho forse, anche se non ho forse. Alzo le mani, alzo le mani, anche se ho mille problemi, anche se ho mille problemi. Perché quando alzo le mani, quando alzo le mani, comincio a sentire una unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani, comincio a sentire. Questo è possibile quando alzo le mani. Dillo. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile quando alzo le mani. Vangelo di Giovanni, capitolo 2. Tre giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea. C'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. E venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù le disse: che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora avvenuta. Sua madre disse ai servitori: fate tutto quello che vi dirà. Ora c'erano qui 6 pile di pietra destinate alla purificazione dei giudei, le quali contenevano ciascuna 2 o 3 misure. Gesù disse loro: empite d'acqua le pile. Ed essi le riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: ora attingetene e portatele al maestro di tavola. Ed essi gliele portarono. E quando il maestro di tavola ebbe assaggiata l'acqua che era diventata vino, ora egli non sapeva d'onde venisse, ma ben lo sapevano i servitori che avevano attinto l'acqua. Chiamò lo sposo e gli disse: ognuno serve prima il vino buono, e quando si è bevuto largamente il meno buono. Tu invece hai serbato il vino buono fino ad ora. Gesù fece questo primo dei suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scese a Capernaum, egli con sua madre, con i suoi fratelli e con i suoi discepoli,
e stettero quivi non molti giorni. Alleluia. Volevo considerare con voi il verso 10, da dove prenderemo spunto per la nostra meditazione di questa sera. Verso 10 che recita queste parole: ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto largamente il meno buono. Tu invece hai serbato il vino buono fino ad ora. Gloria al Signore. Stasera vogliamo considerare chi è colui che è tra di noi. Sapete, è importante conoscere le persone che amiamo, le persone che stimiamo, le persone con cui trascorriamo del tempo, le persone con cui possiamo avere dei rapporti particolari. È importante conoscere le persone, coloro che in qualche modo fanno parte della nostra cerchia di famiglia o di amici o di conoscenti, le persone che stimiamo, le persone che amiamo. È importante che le conosciamo. Ma questa sera io vorrei condividere con voi questo pensiero, che è molto più importante e direi è indispensabile: conoscere soprattutto Gesù Cristo il Signore, colui che è il vero amico, colui che è il vero Signore, conoscere soprattutto colui che è nel mezzo di noi. Alleluia. Quando si è ad una festa, quando si è invitati da qualche parte, ci si fanno le presentazioni, vero? Ti presento l'amico, l'amica, il fratello, la sorella, mia moglie, mio marito, eccetera. Si fanno le presentazioni così che si possono conoscere le persone. Poi quando si vuole una conoscenza più profonda, ci si parla, ci si sta un po' insieme per cercare di conoscere l'altra persona, se si può condividere qualche idea insieme, qualche concetto insieme e così via, no? Così si usa fare. Ma io vi dico che questa sera c'è nel mezzo di noi Gesù Cristo il Signore. E noi dobbiamo conoscere Gesù. Dobbiamo conoscere Gesù perché è la cosa più importante, è la cosa indispensabile per la nostra vita. Dobbiamo conoscere il Signore. In mezzo a noi questa sera c'è il Signore, perché l'abbiamo detto dall'inizio: dovunque due o tre sono radunati, dice Gesù, nel mio nome io sono nel mezzo di loro. Lo conosci tu Gesù questa sera? Sapete, diciamo sì, lo conosco, ma poi invece ci accorgiamo di non conoscerlo appieno. Diciamo sì, conosco il Signore, ma poi tante volte ci meravigliamo delle cose che Egli fa, perché non lo conosciamo appieno. Amen. Ricordate quando i discepoli, che ormai avevano conosciuto il Signore Gesù, stavano con Lui da tanto tempo, quando ci fu il tempo della tempesta, che si fu calmata la tempesta, i discepoli rimasero meravigliati dicendo: ma chi è costui? Chi è costui che perfino il mare e il vento gli obbedisce? Non lo conoscevano ancora appieno, eppure stavano tanto tempo con Gesù. Gesù stesso, ricordate, disse un giorno a Filippo: Filippo, da tanto tempo sono con voi e ancora non mi conosci? E quindi questa sera questa parola è per tutti quanti noi, noi che abbiamo conosciuto il nostro Signore da tanti anni, ma che abbiamo bisogno ancora di conoscerlo di più. Infatti l'Apostolo Pietro ci ricorda quello che deve essere il nostro obiettivo: crescete nella grazia, nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. E questa sera la conoscenza di Cristo deve essere il desiderio di forse di qualcuno che è per la prima volta nel mezzo di noi, o per le prime volte nel mezzo di noi, che conosce qualcosa intorno a Gesù, che conosce qualcosa di Gesù, qualcosa della fede, qualcosa di questa religione che forse gli sembra strana, ma che questa sera è qui e che il Signore vuole che tu lo conosca ancora appieno. Chi è colui che è tra di noi? Alleluia. Prima cosa, dobbiamo avere la certezza, la fede che Egli è qui nel mezzo di noi, altrimenti non lo possiamo mai conoscere. Se non crediamo che è qui, se non crediamo che Egli è nel mezzo di noi, possiamo anche andarcene, non serve stare qui. Bene, ma se noi crediamo che Gesù è qui nel mezzo di noi, in spirito e verità, allora dobbiamo domandarci: ma chi è costui che è in mezzo a noi? Ma chi è costui, alleluia, che vuole e si vuole interessare alla mia vita? Chi è costui
che vuoi che mi sta parlando spiritualmente al mio cuore? Chi è costui? Io lo voglio conoscere. E questa sera, mediante questa parola, allora potrai sapere e sapere chi è Gesù. Alleluia. Il verso 10 che abbiamo letto ci dà l'idea esatta di chi è Gesù, l'idea precisa di chi è il Signore. E è il Signore, o da questo testo che abbiamo letto, si presenta come l'unico, l'inimitabile, alleluia, colui che è l'unico Signore, colui che non ha uguali, colui che non può essere clonato da nessuna cosa, da nessun uomo, nel tempo e nell'eternità. Egli resta l'unico Signore, e noi questa sera vogliamo ringraziare questo Signore, lo vogliamo benedire e lo vogliamo conoscere ancora di più. Alleluia. Egli è l'unico, egli è l'inimitabile, egli è colui che è l'assoluto Signore, l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Egli è il Signore. Infatti il verso 10 che abbiamo letto dice così: quando questo maestro di tavola si accorge che il vino che gli viene portato è diverso da quello che è stato bevuto fino a quel momento, si accorge che c'è stato qualcosa di strano, di diverso, e le sue parole ci confermano questa meravigliosa realtà. Ognuno, gli altri servono prima il vino buono, quando si è poi bevuto largamente presentano il meno buono. Ecco la differenza. Ma tu sei diverso, tu invece hai serbato il vino buono fino ad ora. Questo testo ci parla chiaramente di due categorie di persone. Ci sono gli altri, ci sono tutti quanti gli altri che agiscono in una certa maniera, e poi c'è l'unico, il Signore, che agisce diversamente da tutti quanti gli altri. E noi dobbiamo conoscere questo Gesù che agisce diversamente da tutti quanti gli altri. Gloria sia resa al nome dell'Eterno. E in poche parole, questo maestro di tavola stava indicando l'insieme degli uomini, l'insieme di tutti coloro che forse si preoccupavano per la festa, tutti coloro che erano interessati intorno al buon andamento della festa, li mette tutti insieme. E lì questo maestro di tavola, in altre parole, li definisce come degli imbroglioni. Forse la parola è pesante, ma è il risultato della sua osservazione. Ognuno serve prima il vino buono e poi, quando si è bevuto largamente, c'è l'imbroglio. Bene, c'è l'inganno. Dopo serve il meno buono. Ecco l'inganno. Gli altri, tutti quanti gli altri, agiscono in una certa maniera, in una unica direzione. Questo maestro di tavola, chissà quante feste avrà fatto questo maestro di tavola, chissà quanti matrimoni ha dovuto preparare e ha considerato effettivamente quello che sta dicendo. Certamente avrà fatto questa esperienza personalmente, andando a destra e a sinistra in tanti matrimoni, si è accorto di questo imbroglio, di questo tranello, di questo inganno. Chiamatelo come volete voi, ma sempre un tranello, un inganno. Ed esclama meravigliato. Sì, perché quando il Signore opera meraviglia sempre. Qui c'è qualcosa che non va, qui c'è qualcosa che non funziona. Tu sei diverso, tu sei diverso. E questa sera qui nel mezzo di noi c'è qualcuno che è diverso da tutti quanti gli altri, ed è Gesù il Signore. E perché era diverso questo Signore? Perché era diverso?
sei qui perché tu hai serbato il vino buono fino ad ora. Non hai imbrogliato nessuno, non hai ingannato nessuno, alleluia. Sei stato sincero fino alla fine e io vi dico che c'è uno solo che non inganna mai nessuno, ed è Cristo Gesù il Signore. Quando egli parlava e parlava, parlava in verità, e ti poteva esclamare ed esclamare in verità, io vi dico, ed ancora questa sera egli si presenta, oh, come l'unico Signore che dice la verità, che è la verità. Gli altri sono ingannatori, impostori. E questo insieme non è altro che la figura del mondo, la figura del peccato, la figura di tutto ciò che non è Cristo Gesù il Signore, la figura di tutto ciò che non appartiene al Signore, alleluia. Tutti quanti gli altri invece agiscono diversamente, offrono prima il meglio, danno prima qualcosa di buono, poi dopo, quando si è bevuto largamente, noi comprendiamo questo bere largamente cosa significa. Quando c'è, oh, quel torpore, quando c'è lo stordimento, quando la mente ormai ha perso la lucidità per poter avere coscienza, cognizione, allora si presenta il meno buono e la gente non neanche se ne accorge. E così succede. Il mondo opera nella stessa maniera. Il peccato agisce in questa maniera. Tutto ciò che il mondo offre è qualcosa che lusinga, è qualcosa che apparentemente, che all'inizio sembra buono, ma dopo c'è, dopo lo stordimento, dopo c'è, oh, quello che è la realtà, il buono diventa meno buono, quello che sembrava ottimo diventa pessimo, quello che sembrava aver toccato il cielo, la gioia, la felicità, ci fa sprofondare nelle tenebre, nell'inquietudine, nella malinconia, nella depressione, perché questo è l'agire del mondo. Ma c'è uno che agisce diversamente. E noi dobbiamo conoscere questo uno che agisce diversamente. Gloria al Signore. Lo dobbiamo conoscere. Un giorno Gesù parlò di un giovane che fu ammaliato, fu preso dal laccio delle amicizie del mondo. Questo giovane a un certo momento della sua vita decide di andare via dalla casa del padre perché allettato, ammaliato da quello che il mondo gli stava offrendo, e disse vicino al padre: dammi la parte dei beni che mi tocca, perché io me ne voglio andare, io voglio andare a divertirmi, io non voglio stare più in questa casa, è sempre questa vita monotona, sempre le stesse cose. C'è un mondo che mi aspetta, e quanti oggi la pensano nella stessa maniera. C'è un mondo che mi aspetta, i divertimenti, e c'è da vivere una vita da sballo, e c'è da vivere una vita con gli amici, discoteche, c'è da vivere una vita, oh, andando a destra e a sinistra, nel divertimento assoluto, sfrenato. Il mondo offre prima le cose belle, il vino buono. E si comincia, oh, come buona la prima sigaretta, non lo so, io non ho mai fumato, non lo so, ma tanti lo dicono. Com'è stato piacevole trascorrere questa prima serata insieme a certe compagnie. Oh, com'è stato bello cominciare a provare l'ebbrezza del primo spinello. Oh, com'è bello poter, oh, essere grandi fra i grandi. Com'è bello poter contare qualcosa, oh, in mezzo alla comitiva, che tutti si cominciano a interessarti pure di te,
e questo giovane era interessato dagli altri perché aveva i soldi. Infatti questo giovane aveva una bella cerchia di amici. E dice la parola che in poco tempo egli sperperò tutti i suoi denari, vivendo, la Bibbia ce lo sottolinea, vivendo dissolutamente. Saranno stati giorni per questo giovane da spago meraviglioso. Si è divertito un mondo, ma poi ecco che gli viene presentato il conto, viene presentato il meno buono. Quando c'è lo stordimento, quando ormai non capisci più niente, quando ormai sei preso nel vortice delle cose del mondo che ti portano e ti portano alla confusione mentale, spirituale, morale, emotiva, eccetera, ti accorgi che quello che stai assaporando non era più buono come quello di prima. Ti accorgi che in realtà ti hanno imbrogliato, ti hanno ingannato. E questo prodigo si sveglia un'altra mattina e dice: ma dove sono i miei amici? Sono andato a cercarli a destra e a sinistra e non ha trovato nessuno. Ma come? Tutti mi volevano bene, tutti erano interessati a me, mi venivano a prendere sotto casa, mi telefonavano, mi citofonavano, mi messaggiavano, eccetera eccetera. Uso dei termini incorrenti, no? Comprendiamo. Ora invece che non c'è più il telefono, i soldi, mi è finita la carica, nessuno mi pensa. Oh, se avessi 5 euro per ricaricare il mio telefonino, ma neanche quello c'ho più. Dove sono i miei amici? Dove sono i tuoi amici? Dov'è quella bella compagnia? Dove sono quelle belle ragazze? Dov'è quel vino che scendeva così dolce? Dov'è quella droga per mezzo della quale mi sentivo diverso? Non ce l'ho più, anzi mi trovo da solo in una depressione. Sì, perché alla fine, fratelli, alla fine di tutto si vive nella depressione. Ci sono oggi molti più giovani vittima della depressione che in tutti quanti gli anni passati e trascorsi. E sapete perché? Perché c'è l'inganno, c'è l'imbroglio di Satana. Questo giovane comincia ad avere bisogno perfino del cibo, delle cose essenziali. Ha bisogno di mangiare, di bere, e nessuno gliele dava. Stava in mezzo ai porci. Che tragica fine fa questo giovane. Ma poi un giorno questo giovane ha un momento di lucidità. Amen. Dice: ma che ci faccio io qui in mezzo a questi porci? Non so se mai vi è capitato di trovarvi in qualche luogo e di dire a voi stessi: ma che ci faccio qua? Ma che ci faccio qua io? Oh, questo giovane se tornerò dalla casa di papà, tornerò. Amen. Egli è rimasto l'unico fedele. Sono certo che gli mi accoglierà. Ho una casa che mi aspetta. Ho un padre che mi aspetta. E lì nella casa di mio padre ricordo ancora il buon profumo del pane, è sempre lo stesso. A me non è cambiato. Ricordo il calore di una casa, ricordo l'amore di un papà. Alleluia. E questo giovane prende una decisione: ecco cosa farò, tornerò alla casa di mio padre. E torna, e mentre sta tornando si sta preparando il suo bel discorsetto, quando vede il papà da lontano che gli corre incontro, comincia a balbettare le prime parole, non termina il suo discorso, il suo papà già fa le sue braccia
è così, egli è l'unico, il Signore. Gli altri ingannano, egli è il fedele. Egli ama sempre, in ogni tempo. Il vero amico ama in ogni tempo. Perciò è diverso. Perciò è l'unico, è l'inimitabile Signore. Alleluia. Oh, viviamo in un mondo di inganno. Oh, tutto ci porta a vivere delle esperienze che ci ingannano, ma Dio si è ringraziato che Gesù si è presentato a noi e non ci ha mai ingannati e mai ci ingannerà, perché Egli è l'unico che dice sempre la verità, fratello. Amen, alleluia. In verità, io ti dico, disse a Nicodemo, che se tu non nasci di nuovo non puoi vedere il regno dei cieli. Questa è la verità della parola, questa è la verità di Cristo. Non ascoltare quelli che ti ingannano, lascia stare gli ingannatori, lascia stare coloro che storcono la parola del Signore. Ascolta Gesù che dice la verità. Bisogna che tu nasca di nuovo. Oh, c'è tanta gente che dice: ma tu vuoi essere salvato, vuoi avere la certezza della vita eterna, allora non devi fare altro, fai delle elemosine, fai delle preghiere, esci da queste preghiere, offri del denaro alla chiesa, offri del denaro a qualcuno, e allora tu acquisterai dei meriti e sarai certo della vita eterna, e poi ti accorgerai, quando sarai lì nella gloria, che ciò non basta, perché Gesù dice la verità. Il mondo è ingannatore. Non ho bisogno di conoscere Gesù, di conoscere la parola di Gesù. Questo maestro non conosceva Gesù. Comincia ad assaporare qualcosa di Gesù. Tu sei diverso, perché tu non ci tratti come tutti quanti gli altri. Tu ci tratti diversamente. Dice così la parola, che il Signore, avendo iniziato in noi un'opera buona, la porterà compimento. Alleluia. L'amore di Cristo, l'amore di Dio per la tua vita è sempre lo stesso, non cambia. Non cambia nelle circostanze della vita. Non cambia se tu cambi, se io cambio, se noi cambiamo. L'amore suo resta costante nel tempo, fratelli. È l'unico, è l'inimitabile, è l'eterno, è il Signore. Dobbiamo conoscere il suo amore, allora comprenderemo che veramente c'è qualcuno che ci ama, e non come gli altri che ti dicono ti amo, e poi alla prima occasione ti voltano le spalle, e tutto l'amore finisce in non nulla. Quanti giovani sono scambiati eterno amore, hanno comprato le catene e i catenacci, le hanno legate a dei ponti, e le so le cose, le hanno legate a dei ponti, catenacci, hanno preso la chiave e l'hanno buttata. Eterno amore, passa poco tempo, la chiave non la posso andare più a riprendere, perché sta in fondo al mare, il catenaccio si è arrugginito, e anche il loro amore si è arrugginito. Ma Gesù ci ama sempre. Gesù ci ama sempre. Anche quando noi qualche volta siamo stati infedeli, Egli è il buon pastore. Ha messo la sua vita per le pecore, a me ci ha comprati, non con oro né con argento, ma con il suo prezioso sangue. Nel momento in cui siamo andati via, abbiamo perso la strada dell'ovile, abbiamo preso altre strade. Egli non ci ha mai lasciato, fratello. Possiamo dire amen questa? Amen. Anzi,
ha lasciato i 99 pecore nel 2000 e voi a cercare la pecora smarrita. E tanto ha avuto pace, tanto si è riso in questa sua ricerca quando l'ha trovata. E meno male che ci ha trovato. Che un fosso, che un burrone, che una scarpata, che con la gamba rotta, che con la spalla fasciata, che ne so. Ognuno di noi aveva qualche problema, perché lontano da Dio ci sono sempre i problemi. Ma egli è venuto, ci ha preso, non ci ha fatto una partaccia. Perché diciamo, ci ha preso e ci ha ricondotti nel suo omino. Ecco chi veramente ci ama. Ricordo un episodio della Bibbia, della parola del Signore, quando un giovane amalechita che faceva delle grandi scorrerie insieme ai suoi amici, ai suoi compagni di ventura, un giorno fu abbandonato dai suoi compagni di ventura solamente perché era malato. Bella ricompensa, bell'amore dell'amico, dell'amica, del compagno, che ti lascia nel momento del bisogno. E quando i soldati di Davide lo vanno a prendere, lo trovano malconcio, affamato, assetato, febbricitante. In poche parole lo portano davanti al re Davide e re Davide gli dice: ma tu chi sei? Perché ti trovi in questa condizione? Confessi quello che tu sei. E questo giovane confessa davanti a Davide la sua esperienza. Io sono un giovane egiziano, servo di una malechita. E perché ti sei ridotto così? Oh, il mio Signore e i miei compagni, da quando sono caduto malato, mi hanno abbandonato. Mi hanno abbandonato in mezzo alla campagna. E non li ho più visti, solamente perché ero malato. Ma i tuoi servi mi hanno preso. E ora sono alla tua presenza. E così era condizione di tanti uomini, tanti giovani, di un'umanità che viene usata e poi gettata. Usa e getta. Usa e getta. Quanti sono stati usati dal peccato e poi messi da parte? Non ci servi più, non mi servi più, non puoi più far parte del nostro giro, della nostra comitiva, perché ormai sei malato, sei vecchio, hai finito i soldi, sei antiquato, non ti vogliamo più con noi. Usa e getta. Ma dice la parola del Signore, ascoltate, sto per finire, che Gesù è venuto per cercare e per salvare ciò che era perito. Quindi Gesù è venuto anche per te e per me. Gesù è venuto per tutti coloro che sono stati lusingati, ingannati dal mondo, dal peccato, e perché no, dagli uomini, perché gli uomini sono i primi ingannatori. Quando parlo di uomini parlo anche di donne, scusate, l'uomo nel senso generale, l'uomo è malvagio, l'uomo è ingannatore, l'uomo è egoista. Noi viviamo queste realtà quotidiane in un mondo malvagio, ma Gesù è venuto per cercare te, lusingato, abbattuto, depresso, demotivato, per dirti: guarda, io ti amo, tu sei ancora importante per me. Amen. Io ho dato il meglio per te, non adesso, ho dato 2000 anni fa alla croce, ho dato il meglio, ho dato il mio sangue per te, sangue di un innocente, e voglio continuare a darti il meglio, perché Gesù sa dare solamente cose buone, fratelli. Questa sera vuoi conoscere questo Gesù? Hai conosciuto gli altri? Li conosci abbastanza bene gli altri, forse sei lusingato, demotivato, non hai più fiducia in nessuno. Questa sera conosci Gesù e vedrai che gli ti darà il meglio.
e quel meglio che Egli ti darà ti accompagnerà tutti i giorni della tua vita. Il salmista Davide poteva esprimersi così alla fine di quel salmo meraviglioso: certo, certo, bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò per sempre nella casa del Signore. Chi è colui che è in mezzo a noi? Chi è colui che è in mezzo a noi? È l'unico, è l'inimitabile, è il Signore che vuol farti del bene ancora in questa sera. Chiediamo il nostro cuore, adoriamo il Signore. Alleluia. Chi sei, Signore? Chi sei? Vuoi conoscere Gesù questa sera? Lo vuoi conoscere veramente questa sera? Forse stai dicendo: che devo fare? Ho conosciuto pianto e duolo, ho conosciuto solamente cose negative, ho conosciuto il peccato. Il primo tempo ho conosciuto le gioie del peccato, ma poi queste gioie si sono trasformate in dolore, in panico, in distretta, e ora mi trovo in grande difficoltà. Alleluia. Può questo Gesù, può questo Gesù fare qualcosa per me? Forse è proprio questo che stai pensando questa sera, in questo momento. Ma questo Gesù può fare veramente qualcosa per me? Per sapere, per dare una risposta a questa tua domanda, devi fare solamente una cosa: devi arrenderti a Lui. Devi dire: Signore, voglio conoscerti, voglio conoscere te, Signore, alleluia, perché ho bisogno di te, perché ho bisogno di pace nel cuore, di tranquillità della mente, di ristoro nell'anima. Ho bisogno di realizzare il perdono dei miei peccati che mi tormentano, mi inseguono, la notte non riesco a dormire. Quanti problemi, preoccupazioni. Signore, dammi la pace. Tutti quanti gli altri mi hanno ingannato, ma l'ho offerto prima il meglio e poi dopo ho conosciuto il peggio. Ma tu, Signore, donami te stesso. Voglio conoscerti, voglio realizzare qualcosa che non ho mai realizzato nella mia vita. Voglio vedere la mia vita trasformata, cambiata, Signore. Alleluia. Alleluia. Sentiamo la presenza di colui che è nel mezzo di noi. L'unico Signore, l'inimitabile Signore, è qui nel mezzo di noi. Anzi, ti dico di più, è proprio vicino a te, Signore. E sta bussando alla porta del tuo cuore. E tu puoi sentire quel tocco meraviglioso e quella voce: io sto alla porta e picchio. Se uno apre la sua porta, io entrerò e cenerò con lui, lui cenerà con me. Allora ogni cosa cambierà nella tua vita. Realizzerai il meglio per la tua vita, per la tua famiglia, per i tuoi figli, per te stesso. Gesù sa dare solo cose buone.
stai attraversando momenti di difficoltà. Gesù ti vuol dare il meglio stasera. Lo vuoi conoscere questa sera? Lo vuoi conoscere ancora?